Posto? Estendi il ponte. Wow. Non abbiamo iniziato bene. Ma dai, ma cos'è sta storia? Oh, questa è roba dell'Alterra. Signore, scusi, dove stanno le sue uova di... Quei cosi sono cresciuti ancora nel frattempo. Ciao, piccola balena. Un giorno diventerai uber grande? Oh, no, 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 no. Ok. Oh, salve, signore. Ah, mi può raggiungere qua? Dove l'ha morto? Oh, ho trovato un portale degli alieni. Ah, è l'alba di un altro meraviglioso giorno qui su Sottonautica Sotto Zero 2023 Edition. E il telone sa che anche quest'oggi dovrà tirare uno sfacelo di porchi. Signori, bentornati! Nel frattempo io mi sono ritrasferito qua al freddo e al gelo. Aspettate che faccio colazione con un po' di peperoncini. Come ogni persona normale. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, ero venuto qua più che altro per riportare alla nostra base principale la maggior parte delle risorse più uniche che rare che abbiamo recuperato da queste parti. Oddio, le batterie non mi servono. E ad acqua e cibo allo stato attuale siamo messi bene. Ah, vi ricordate lo scorso episodio che mi sono effettivamente fatto il cazzettone da solo? Perché ho messo la macchina per il filtraggio dell'acqua fuori dall'acqua. Guardate che roba, ragazzi, non so come sia possibile. Ha prodotto dell'acqua. No, non sto scherzando. Ha prodotto dell'acqua e sta producendo del sale. Dall'atmosfera lo sta ricavando. Vabbè, lasciamo stare che è meglio. Dovremmo riportare indietro anche la nostra muta. Sì, perché mi servirà prima o poi. Un po' di magnetite, cavetteria, acido cloridrico e cavetteria avanzata. E il resto lo prenderò in un secondo momento. Allora, usciamo da quest'altro lato. Perché l'ultima volta che siamo ritornati alla nostra cara buona vecchia base. Oddio, è compenetrata male. Ciccia. Ok, brava. Abbiamo craftato il... com'è che si chiamava? Modulo di salto della Snow Fox, che scopro adesso avere un singolo slot. Ah, pensavo ne avesse almeno due. Ok, saremo a bordo così non temiamo più il freddo. Quindi se apriamo spazio... aspetta! Dammi mezzo secondo. Ok, fatemelo testare. Sono in una zona un pochettino più libera. Quindi premo olle. Oddio, nel salto più alto della vita. Ah, ok. Questo era decisamente... sono successe cose, lasciamo stare. Dicevo, era decisamente molto più saltoso del precedente. E abbiamo anche... aspetta. Dicevo, abbiamo anche finalmente il fluido idraulico con cui riparare sto cocchio di ponte una volta per tutte. E così facendo potremo accedere a una delle zone più brutte e pericolose di codesto luogo. Ma vabbè, dettagli. Allora, inserisci il fluido. Perfetto, si è richiuso il tutto. E... a posto? Estendi il ponte. Wow. E giustamente la visibilità va a farsi benedire. Ottimo. Ciao, uccellino. Ora nulla ci potrà fermare, a parte la nebbia. Dai, ma non è possibile. Ma non si vede uno stracocchio di nulla. Mi sembra di essere ritornato su Ark Survival Ascended. Se avete visto la nuova serie, sapete di cosa cocchio sto parlando. Aspettate un attimo, questa è l'occasione. Cosa? Cosa? Buon Salvino? È per colpa di questo che stai volando tu? Gioco, ti vedo particolarmente confuso quest'oggi. Davvero non abbiamo iniziato. Non abbiamo iniziato bene. Ma dai, ma cos'è sta storia? Ma non siete neanche vicini l'una all'altra. La lascio lì per una questione di principio. Mal che vada la ricrafto. E direi che è giunto anche il momento di testare il nostro teletrasportatore. Vai. Ok. Ah già, è vero. La parte del teletrasportatore voi non l'avete ancora vista. Sorpresa, c'è il modulo del teletrasportatore. Allora, facciamo una cosa tattica. Io ho recuperato tutte le risorse, quindi allora posso ritornare molto ma molto velocemente intanto alla nostra base prima di procedere verso una delle zone più terrificanti del gioco. E mancano, credo, 4 minuti di video che dovete ancora vedere e pertanto ve li includo adesso e noi ci vediamo fra poco e io nel frattempo vedo di ritornare alla nostra base perché voglio raccattare un po' di risorsine, come dicevo, e voglio provare a far schiudere le uova di sti cosi. No, è veramente una pessima idea. In verità mi mancano ancora un po' di uova che devo recuperare. Voglio dire, tecnicamente questo è il penultimo episodio e posso dire con assoluta certezza, soprattutto, che siamo lenti da far schifo da quando abbiamo 4 moduli collegati al culo. Ma vabbè, vi lascio quella parte e noi ci vediamo dopo. L'unica rottura di balle è che il gioco in realtà ti sveglia che è già mattina molto inoltrata. Preferirei che mi svegliasse all'alba in modo tale da farmi sfruttare direttamente la maggior parte della giornata.
Ok, datemi mezzo secondo che controllo anche i livelli delle batterie, perché abbiamo quasi tutto che è relativamente scarico, quindi lo possiamo mettere a ricaricare direttamente qua. Prevenire è meglio che curare. Il Seaglide aveva la batteria agli ioni? Ah, l'abbiamo utilizzata per craftare la torcia da testa, che in verità è stata un po' una delusione, ma insomma ci siamo capiti. Vabbè, rimetti dentro le batterie nuove e siamo comunque a posto a prescindere. Tanto il Seaglide per adesso siamo in superficie, non lo utilizzeremo più di tanto. Ok, vediamo di ritornare da sopra, disse il telone ricordandosi di non aver riparato i moduli posteriori. Ma lo faccio quando siamo al sicuro? Vai! Oddio, ovviamente tu sei in superficie pronto a sbranarmi senza il benché minimo rispetto. No, stammi lontano. Stammi lontano, ho detto. Ok, vedo la piattaforma di crafting dei veicoli. Con la scarica che gli ho dato, in teoria non dovrebbe venire a romperci le balle molto presto. E voilà! Oh, una volta tanto, il tempo è abbastanza decente. Usciamo prima che il bastardo venga a sbranarmi il veicolo. Ok. Ah, è sempre un'emozione quando possiamo craftare qualcosa di nuovo. E il telone disse mi sia craftato il modulo di teletrasporto del C-Track. Oh, zio Billy, la visibilità è pessima qua fuori. Cos'era quello? Ho visto cose per un secondo e mi sono cacato. Avrei dovuto parcheggiare molto ma molto più vicino. Questo è poco ma sicuro. Ok, vediamo di pilotare il suddetto modulo. Mi domando se cambierà colore nel momento esatto in cui l'aggancio. Oh no, al nostro C-Track, disse il telone notando che l'aveva lasciato un po' troppo in alto. No, no, sei un pezzo di erba. Sei un pezzo di erba. Aspetta, aspetta, porca la miseria. Veloce, 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 aspetta che si sta buggando tutta l'interfaccia. No, dagli una scarica, dagli una scarica. Dove puoi? Dove vai? Ok, dietro di me, dietro di me. Pezzente, maledetto, levati. Ok, non l'abbiamo raggiunto ma ci siamo capiti. Allora, vediamo se riesco a evitare che esploda. Cerco di agganciarmici in automatico. Oddio, ce la faccio? Lo prendo come un no. Di quanto l'ho mancato? Di poco? No! Stammi lontano, bastardo! E che cocchio! Anche perché ho paura che vada ad aggredire anche il modulo lì. Ok, dovrei essere orientato correttamente. Vai, 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 vai. No, ci ho sbattuto, ci ho sbattuto. Ok, Lonino, Lonino, non farti cogliere dal panico. Torna là fuori e fai l'uomo. Ma quando mai? Interpreto una donna nel gioco e che stracocchio! Ok, aggancialo, 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 aggancialo. Si è agganciato? No, mi hai sganciato tu in automatico. Smettila di sganciarmi in automatico, pezzente maledetto. Vai, ok, si è agganciato, olle. E ok, ha cambiato anche colore. Posso entrare da dietro molto gentilmente? Sì. Ok, quindi questo è il nuovo teletrasportatore. E noi finiremo qua quando utilizzeremo il teletrasportatore portatile. Pratico. Ok, ovviamente consumerà parte dell'energia dei cubi a ioni, ma è inevitabile. Ok, abbiamo tutto il necessario, quindi ritorniamo verso la Jean-Pierre Carla prima che qualcun altro ci sbrani. Va che pezzente, va che pezzente! È arrivato quel qualcun altro che non vedeva l'ora di sbranarmi. Oh, è sempre in agguato dove sono io. A parte che sta zona è piena zeppa di leviatani, sono letteralmente dovunque. Ed eccoci ritornati al presente. Peraltro vi ricordo che alcuni dei moduli in realtà non li abbiamo collegati, parlo del C-Track ovviamente, ma li abbiamo bellamente lasciati alla nostra base. Mi domando quanto diventerà ingombrante e lento se li collegassimo tutti. In verità c'è ancora un modulo che devo craftare, che è quello che ha il lettino. Oddio, potremmo craftarli tutti. Mi autocostringo. Oddio, quanti sono altri due moduli lì? Più quell'altro. Praticamente viene lungo 7 moduli. Sarebbe una pessima idea. Ed è una pessima idea che il telone, ovviamente, ha intenzione di mettere in pratica. Allora, datemi un secondo. Ah, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Sono ancora con la tuta, quella polare, insomma, quella fatta con la pelliccia e tutte cose. Quindi non possiamo respirare troppo a lungo qua sotto. E di certo non avremo una grande difesa. È incredibile come ogni volta io riesca ad arrivare stortissimo con il veicolo. Va quanto è lungo! E come ho detto manca ancora un modulo. Ok, vediamo di attraccarlo prima che qualcuno arrivi a sbranarci. Però come avete potuto vedere il teletrasportatore funziona benissimo ed è anche bello rapido. Peccato non poterlo utilizzare in maniera più dinamica, ovvero magari per teletrasportarci all'interno della base stessa. Grazie signorina, che piacere essere ritornato. Va che lungo. Ed è qualcosa che non dico molto spesso in effetti. Fatemi tornare là fuori. Vediamo un po' dove boia sono finito. Ah, il culo è talmente tanto grosso
che spunta da dietro praticamente. Aspetta che rientro perché se mi aggrediscono affeneda. Ok, il mio inventario è bello pienotto. Pertanto, per adesso fatemi scaricare. No, questo è pieno. No, questo è pieno. E dai, ok, senti, metti intanto qui. Recuperami. Niente, perché poi non ci stanno. Aha, vedi che avevo delle uova. Prendimi anche i cubi ionici. Porta via la magnetite, altre uova, lascia stare i guanti. E vi sarò tutti felici e contenti. Allora, la nostra base è tutta a posto? Se la passa bene? Nessun pesciolino che è entrato all'improvviso? Oh, per una buona volta, figlioli, siamo pieni zeppi di cubi ionici. A sto punto io crafterei qualche batteria extra, soprattutto magari una cella energetica extra per il nostro C-Track, perché quando saremo là sotto la scarica elettrica la dovremo utilizzare in continuazione. Cosa serviva per le batterie? Oro, minerale d'argento e litio. Oddio, dimmi che ho ancora del litio. Sì, in grande quantità non ci sono problemi. Oro e argento invece li abbiamo qua. Olè! In verità siamo stati anche fortunati, perché esplorando le zone ghiacciate abbiamo trovato una quantità spropositata di risorse rare. E poi dobbiamo unire il tutto. Oh no! Si è buggata la mod degli armadietti. Vabbè, con della gomma siliconica. Sì, ho avuto un po' di problemi a far partire le mod quest'oggi. Aspetta, questo vuol dire che le mod sono disattivate? Ah, questo potrebbe essere un problema. Che mod avevo installato? Perché adesso c'ho un vuoto di memoria, in verità poche. Ma facciamo finta di nulla. Ok, abbiamo la seconda cella agli ioni. Ottimo, andiamo subito ad installarla, perché poi il telone, siccome è un povero pirla, si dimenticherà sicuramente di installarla. Oh no, aspetta. Non so come raggiungerla adesso. Ma non potevate lasciarmi libero l'accesso ai... c'era un pixel. Ai moduli. Ok, ce l'ho fatta. Olè, installata e anche bella carica. Ma i moduli proprio non li posso raggiungere, perché in verità dovevo potenziare il modulo di profondità. Oddio, in effetti mi sembra di sì. E la stessa cosa mi pare che dovevamo farla. Ah, ma sei qua, ciccio! Allora ci sei ancora, guardatelo! È lui! Stavi cercando la quetta, piccolo stellino. Ma non t'ho visto per due episodi, mi ero preoccupato. Ah, sono proprio contento. Dicevo, non è che magari qua... Era già al Mark 2, sì, perfetto, quindi ci manca solo... Aspettate che lascio nel modulo di stoccaggio, casomai, la cella energetica. Wow, ecco dove erano tutti i rubini che mi servivano. Dicevo, dobbiamo solo potenziare, casomai, il nostro C-Track in un secondo momento. Allora, a tal proposito, per craftare il modulo di profondità del C-Track Mark 3, abbiamo bisogno del modulo Mark 2, minerale di nickel, cianite e lingotti di plastacciaio. Se scopro come togliere il modulo senza far esplodere il tutto, sono un ometto felice. E dato che devo svuotare l'inventario, permettetemi di mettere qualche altro poster bello in camera. Ah, adesso ho visto, è una pubblicità di Intruso Alieno, il gioco a cui giocavano nostra sorella e i suoi colleghi dell'Alterra. Senti, sgnaccamelo qui. Ah, volete ridere? Ah, beh, è un doppione di quello, sì. Volete ridere? Quando ho ascoltato le canzoni, mi hanno demonetizzato il video. Non sto scherzando, purtroppo mi hanno avvisato solo adesso, quindi... al diavolo, ormai il video rimane demonetizzato. Però vi garantisco che le balle mi girano, ma proprio uno sfacelo. Questo sgnaccalo più o meno qui. Ok, abbiamo abbellito veramente un sacco la nostra camera da letto. Peraltro poco prima della partenza abbiamo anche un'opera incorniciata. Oh wow, è grande in effetti. La metto casomai lungo il corridoio per andare in bagno. Ok, ci può anche stare. E il poster, quello del pinguino spia, lo sgnecchiamo da un'altra parte. Poco importa se è un doppione, lo possiamo tranquillamente piazzare in parte al nostro fabbricatore, così mi ricordo come si costruisce. Ad ogni modo, mi serve del titanio, che in verità non era lì, ma lo avevo depositato all'interno del titanio. Ok, del contenitore chiamato titanio, insomma, ci siamo capiti. E mi servirebbe... prendimi che del diamante. Allora, ho una mezza idea. Willa! Ciao, squaletto! Ma sei sempre in zona, eh? È quello che abbiamo liberato un sacco di episodi fa. Oh, almeno non è finito dentro il nostro bioreattore. Allora, in verità volevo mettere... Oh no, non lo posso fare. Dicevo, volevo mettere un'altra stanza grande più grande, quella multifunzione, vabbè, insomma ci siamo capiti. E perché devo far chiudere le altre uova, però non ci stanno altre creature nei nostri acquari. Oddio, abbiamo troppe scimmie marine. Ci liberiamo della scimmia marina e facciamo i bastardi? Tanto alla fine il WWF non mi può raggiungere su questo pianeta e vi sarò tutti felici e contenti. Allora, rilasciami qua le uova di queste creature. E avevo anche quella del giglio rematore, che dovrebbe essere... Ah, non è qua, è sull'altro acquario, ma vabbè, dettagli.
Scimmia marina? Ciao, piccola stellina. Tu vieni a giocare con lo zio Telone, che ti fa conoscere le meraviglie del bioreattore. È praticamente una giostra. Com'è? Ti diverti lì dentro? Fa un sacco di splecchete, splecchete, splecchete. Vuol dire che si sta divertendo un sacco. Oh, wow! Abbiamo consumato un terzo di carica del teletrasportatore con un unico utilizzo? Ma è un furto di proporzioni bibliche! È una truffa assurda! Ah, peraltro, vi ricordate che avevo craftato la torcina da testa? Sarei tentato di riciclarla per riottenere la batteria ioni. Però, vabbè, dai, occupa un singolo slot, teniamola da parte. Della serie, metti il caso che. Voglio dargli comunque un po' di fiducia. Inoltre, volevo rimuovere questo armadietto a muro che è completamente inutile. Ti rimuovi anche questo distributore automatico, ma tranquilli che lo ripiazziamo alla velocità della luce. Aspettate che devo raddrizzarlo. Più facile a dirsi che a farsi. Lo buttiamo un po' più in angolino, perché al posto di quel cocchio di armadietto inutile mi sono appena ricordato che possiamo piazzare invece il frigorifero, che in teoria dovrebbe impedire agli alimenti contenuti al suo interno di andare a male. Peraltro è un contenitore gigantesco, guardate quanta roba ci sta. Allora facciamo una prova, vediamo se funziona. Recupero un paio di questi peperoncini, li sgnacchiamo nel frigorifero e in teoria quando torniamo non dovrebbero essere andati a male, o nella peggiore delle ipotesi non saranno andati poi così tanto a male. Aspettate che intanto mi nutro. Perfetto, guardate quanta roba che abbiamo. No, ne abbiamo troppa, figlioli, sono il primo a dirlo. Ok, non so come sono riuscito a buggarmi al di là della recinzione. Questo vuol dire che se mi avvicino abbastanza... Vai! Ok, vanno degli aggiornamenti. Prendimi il modulo di profondità del sea track. No, non puoi danneggiarti, siamo in interno. Non rompere i maroni, non mi far venire ansia. Ok, ce l'ho fatta, mi sono risbagliato. Tutto calcolato, figlioli, tutto calcolato. Allora, datemi mezzo secondo che mi sono... No, non qui. Dicevo, mi sono completamente dimenticato il progetto del modulo di profondità Mark 3. Allora, abbiamo detto 2 unità di cianite, per fortuna che l'abbiamo recuperato. E se ricordo bene, 3 di nickel. Ah, è un lingottozzo di plastacciaio. Nulla di più semplice da craftare, perché tanto non utilizzo più le risorse per l'acquario secondario. Allora, aspettate che mi serve... Mi serve del litio. Olle. Abbiamo una scorta di litio che ho depositato, tuttavia non ricordo dove. E intanto craftiamo il suddetto modulo di profondità Mark 3. Ok, toglimi il progetto. E oddio, non ho mai craftato le pinne di ricarica alla fine. Vi ricordate che sul Subnautica originale c'erano le pinne, quelle ultra veloci, mi pare che si chiamassero? Ma cosa abbiamo noi addosso per adesso? Abbiamo le pinne standard. In questo non ci dovrebbero essere, le tolsero in effetti. Quindi se craftiamo della polianilina e della cavetteria... Oddio, cosa serviva per la polianilina? Acido cloridrico e oro. Vi ricordate che l'abbiamo appena recuperato l'acido cloridrico? Neanche a farlo apposta. Oh, che bello! Ho appena scoperto che avevo un lingotto di plastacciaio direttamente qua nell'armadietto. Lasciamo finta di nulla, non c'ho voglia di arrabbiarmi. Ecco qua la polianilina e craftiamo la cavetteria con i 2 cosi di argento. Rimuoviamo le pinne dai nostri piedi e portiamole ovviamente alla postazione per le modifiche. E voilà. Come ho detto, non faranno una grandissima differenza, ma visto che il denaro lo abbiamo... Ma cambia l'estetica delle pinne? In teoria sì, è che non è che mi guardo i piedi abitualmente. Cioè, mi fa ridere che delle pinne così piccole facciano un'evidente differenza quando uno sta nuotando, ma vabbè. Subnautica, ti voglio bene, voglio crederti. Ok, vediamo di andare là fuori, anche se... Sì, direi che sono calate le tenebre. Ok, devo essere veloce perché poi devo installare il modulo di profondità. Zio Billy, anzi, in verità dobbiamo aggiungere ancora un modulo. Ora che ci penso bene. Sì, lo so, lo so, lo so. Lo so, dammi qualche secondo. Parcheggio i moduli in una zona sicura, ciccio. E dopo ti riparo io direttamente. Ok, devo solo evitare che ci sbranino male male. Veloce, 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 veloce. Ci siamo, non scricchiolare troppo. E cuccati il modulo di profondità Mark 3, che ci permetterà di raggiungere facilmente i 1000 metri di profondità. Oh, meraviglioso. Ok, ora ripariamo i danni che ho causato. Stai buono? Mi ha urlato un tarecchia. Ok, ho l'inventario un po' pienozzo. Queste risorse avrei dovuto scaricarle. Ma, oh mio Dio, il resto dei moduli ha subito un sacco di danni, me ne ero completamente dimenticato. Nella parte di video che avete visto voi, in effetti, ero stato aggredito malissimo dal cocchio di Leviatano. E voilà, ottimo, il resto dei moduli dovrebbero essere virtualmente a posto. Sì, ok.
Allora, utilizzando le pinne, in teoria, il valore di energia che vedete là sotto, quello con scritto 57%, si dovrebbe ricaricare. Ora, abbiamo una batteria agli ioni e prima che tu me la riesca a ricaricare passerà un bel po' di tempo. Ma ci siamo capiti. Allora, per adesso staccami questi. Ok, lasciamoli direttamente lì. E io riparto l'avventura solamente con questo modulo extra, giusto per sicurezza, qualora, non lo so, trovassi una scaterva di risorse e volessi approfittarne. Mi avete detto che ci sono progetti da sbloccare sotto la nostra base? Sì, in effetti non ho esplorato molto questa zona. Ma ci sono dei crepacci? Oh, wow! In effetti sì, ci sono delle parti del reattore termico che abbiamo installato l'altro episodio. Ah, interessante. Io sono sempre entrato nel culo di questa creatura, detto così suona male, ma non ho mai perso tempo a esplorare. Oh! Guarda, guarda, anche questa zona ti permette di scendere. Ma va? No, non lo sapevo ci fosse un'intera zona qua sotto. Quella! Quello è un reattore termico che non ho craftato io. Aia! Devo aver sbattuto su qualcosa? Questa è roba dell'Alterra, chiaramente non l'ho lasciato io. Fatemi dare un'occhiata in giro perché vedo dei diamanti che per adesso non mi servono effettivamente. Oh, questa è roba dell'Alterra. Questa è tanto roba dell'Alterra. Credo che siano delle batterie, se dovessi ipotizzare. Allora, tienimi fuori lo scanner, se mai ci servisse. Vediamo un po' se c'è qualche progetto. Abbiamo un PDA abbandonato, un diario di Marguerite, ok. E abbiamo trovato il progetto della bombola di propulsione. Ah, questa me la ricordo. Era una bombola che ti permetteva di utilizzare parte dell'ossigeno contenuto all'interno della stessa per avere una spinta aggiuntiva. Può tornare utile nel caso tu dovessi, che ne so, scappare il più lontano possibile da un nemico o altro. Tuttavia, sì, ti consumerai il tanicozzo di ossigeno. Questo è inevitabile. E se ricordo bene, era una bombola standard. Non ne sono sicuro perché ha l'estetica della bombola grande più grande. Però non me la sento di rischiare, onestamente. Aspetta! Sono venuto qua sotto senza l'attrezzatura da sommozzatore! Sono un pirlone! Porca miseria, l'olino mi fa di questi errori. Ok, datemi mezzo secondo. E la cambio. Ma no, ma no, ma no. Casomai torni a bordo del veicolo di volta in volta. Ok, vi ringrazio che mi avete spinto a controllare qua sotto perché... Popo non me lo ricordavo. È anche pieno zeppo di litio. In una zona così tranquilla. C'è litio dovunque sotto la mia base. No, mi sta salendo un fastidio che voi non ci avete idea. Questa grotta è completamente chiusa e al sicuro da eventuali minacce esterne. Guarda litio! Guarda litio dovunque, uraninite. Ma è uno spettacolo sto posto. Ma che stracocchio. Ah, c'era un'entrata anche da qui. Ah, non c'era bisogno di andare a sbattere in giro. E mi riporta al bioma quello eccessivamente verde, dove ci sarebbero stati altri progetti che a quanto pare abbiamo già scoperto. Ma porca la miseria, sto gioco è anche troppo ricco, onestamente. No, guardate dove siamo! Siamo alla base di Marguerite! Zio Pilli, ma è davvero tutto collegato? Non pensavo che fossimo alla base di Marguerite! Infatti mi sembrava che il luogo fosse familiare, ma non così tanto familiare. Ok, ok, vediamo di tornare là fuori. Perché sì, dalla base di Marguerite accediamo alla zona finale del gioco. Ma è altresì vero che per adesso, in questo episodio... non ci interessa, nel prossimo sì. Beh, una cosa è certa, con solo due moduli sprintiamo che è uno spettacolo. Allora, dovrei raggiungere l'isoletta quella centrale, quella che mi permetteva di scendere a 600 metri di profondità, perché devo recuperare due uova abbastanza speciali da creature molto pericolose e arrabbiate con la vita. Ed ecco che ho ritrovato l'accesso. Se vi ricordate, ci siamo stati un bel po' di tempo fa, quando abbiamo recuperato l'anemone cotonato giovane, mi pare si chiamasse così. Sì, la zona è questa, se ricordo bene. Ma è neve questa, gioco? Ah no, è un'erbetta bianca, scusate per un secondo, mi stavo ponendo dei quesiti. Tranquilli che fra 1,8 secondi vi ricordate di che zona io stessi parlando. Ora ve la ricordate sicuramente. Allora, in questo meraviglioso bioma, oltre a un sacco di risorse rare, ci sono le uova degli squid shark. Sì, gli squali, quelli che hanno tipo la bocca tentacolosa. Sì, questa è la zona in cui possiamo trovarle. Che culo! Bello proprio, guarda. Trattengo a stento l'emozione. Presumo, tuttavia, che dovrò ritornare nell'esatta zona in cui avevamo incontrato lo squid shark. Zona che io avevo abbandonato il più rapidamente
possibile. Scendere è sempre facile. Ritrovare la strada del ritorno invece per me è un casino assurdo ogni volta. Wow, a giudicare dall'urlo direi che siamo nella zona giusta. Ok, non dovrebbero danneggiarci più di tanto. Devo solo prendere due uova ed evitare di farmi sbranare il culo più di tanto. Ok, quello... ah no, quello è rubino. Per un secondo mi ero già gasato. Oh no, è vero, c'erano anche loro. Ok, devo anche evitare le creature pronte a sbranarmi la faccia senza il benché minimo rispetto. Mi dicono dalla regia che nel frattempo alla nostra base abbiamo identificato le uova della medusa. Che bello! Non vedo l'ora di tornare a casa e farci un bel bagnetto assieme. Signore, scusi, dove stanno le sue uova? Ah, ti buono! Volevo solo farmi una frittata con le uova. Che succede? Sono rimasto senza energia. Ok, questo è stato strano. L'impulso elettromagnetico ha bloccato anche il mio veicolo. Forse perché ci troviamo in una grotta. Oh oh, fatemi investigare meglio. Se io rilascio... no. Ok, è stata veramente una casualità. Vabbè. Ottimo, mi sono fermato in una zona sicura, ovvero in parte al portalozzo qua. Perfetto. In teoria non ci dovrebbero attaccare, quindi ora posso esplorare la zona con maggiore tranquillità. Ok, possiamo anche recuperare ossigeno. Oddio, ci sono un sacco di risorsine interessanti. Guarda quanta roba buona. Ma c'è anche il nickel, io il nickel lo voglio. Aspetta che siamo in una zona bru... no! T'ho visto. Torno indietro tutto timoroso. E che stracocchio. Oh, 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 oh. Buongiornissimo. Uovo di creatura parte prima. Perfetto. Occhi aperti, anzi aspettate che recupero un po' di ossigeno. Ottimo. Dai, la zona deve essere quella giusta. Eccolo laggiù. Eccolo laggiù, perfetto. E abbiamo uovo di creatura parte seconda. Ok, solo un pirla continuerebbe ad esplorare sta zona senza l'attrezzatura subacquea. Pertanto direi che è il caso di tornare indietro. Recupero giusto un po' di queste spore fiorenti. Magari... oh, inventario pieno. Come inventario pieno? Ah già, le uova sono uber grandi. Che poi in realtà quelle risorse non penso che ci servano. Quindi... missione compiuta! Possiamo ritornare alla base. Tutto per avere delle uova di creature orripilanti che non vuole nessuno e che sono brutte e cattive. Ma insomma ci siamo capiti. Certo, Lonino, ora divertiti a ritrovare la strada per la superficie senza rimanere bloccato qua sotto a girare in tondo per i prossimi 20 minuti, come l'altra volta. Ero leggermente colto dal panico mentre cercavo la strada di casa. Non ve lo nego. Oh mio Dio, non ci credo mai nella vita. L'ho ritrovata al primo colpo. Ok, devo tenere sotto controllo la parete superiore, perché spesso non mi accorgo di essere ritornato. Grazie signorina. Nella zona centrale. E dovremmo esserci ormai. E dai, dovrebbe tipo essere qua davanti. Ma sì dai, questa è la zona centrale. Sì, ok. Oh, fatemi uscire da qua. Vi ricordo che il telone soffre di una leggerissima, neanche troppo leggerissima, claustrofobia, oltre ad avere una grande paura delle profondità. Mai come chi soffre di talassofobia, che poretti, coloro c'hanno proprio paura del mare e tutte cose. Ho visto, come vi ho già raccontato, alcuni video di un tizio talassofobico che ha giocato Subnautica. Zio Billy, quell'uomo ha affrontato i suoi demoni interiori. Ah, finalmente siamo ritornati, tra virgolette, in superficie, diciamo. Allora, volevo anche trovare le uova delle balene, quelle grosse, tranquille, che abbiamo incontrato più volte, che si trovano di solito nel bioma ghiacciato. Oh, eccole qua. Parlavo proprio di loro, effettivamente. Ce ne sono un sacco in questa zona. Pertanto, se dovessi ipotizzare esattamente sotto di noi, se scendiamo verso il basso senza il benché minimo rispetto, dovremmo trovare le loro uova? Non ne ho la più pallida idea. Onestamente non so neanche cosa ci sia qua sotto. Non ci sono mai stato. Di solito è un terreno molto brullo, con poche pianticine, poche risorse, perché ci troviamo praticamente ai confini della mappa di gioco. Anzi, devo fare attenzione a non superarla. Non so che creature ci siano da attenderci, eh, se io facessi l'errore di andare oltre i confini della mappa. Però, dai, dammi un ovetto, gioco. Vedo cosa laggiù. Ho visto una roba luccicosa e direi che ci siamo. Sì, è sicuramente lui. Inventario pieno, quanto è grosso? Parecchio grosso. Allora, fatemi svuotare il nostro inventario, anche perché abbiamo bisogno di due di ste cocchie di uova. Ecco qua, butta via tutte le risorse e vediamo di recuperare il big uovozzo, che in verità non sembra così tanto grande, però wow. Ok, ho abbastanza spazio. Se ne trovassi un secondo. Dai, avanti, non può essere così tanto distante.
Riuscissi a identificarlo da lontano, mi risparmierei un bel po' di tempo. Aspetta, ci siamo stati qua in verità? Siamo scesi in quella crepa... Aspetta, davvero ci siamo stati? Oh merda, oh merda, oh merda, oh merda, oh merda. No, 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 torno indietro. È la zona con i leviatani, ora l'ho riconosciuta improvvisamente. Ho fatto un salto che voi non ci avete nemmeno idea. Anche perché è un bel po' che non salvo la partita. Zio Billy, oh, ok, facciamo finta che non sia accaduto nulla. Non vorrei dire una cavolata, ma ste nuove pinne... Sì, ok, ricaricano la batteria, perché quella del Seaglide intanto è al 64% e mi pare che prima fosse al 57%, se dovessi ipotizzare. Però mi sento più lento. Potrebbe essere dovuto anche al fatto che non ho la muta addosso, ma ho quella per i ghiacciai, insomma, ci siamo capiti. Oh, finalmente, finalmente! Alleluia, vieni da papino. Ok, devo avere tipo l'inventario super pieno. Dovremmo, credo, avere tutte le uova delle creature di Below Zero. Forse ci mancano solo i Crashfish. Vi ricordate quelli che ti arrivano in parte e esplodono? Sì, ancora una volta dovremmo poter trovare... vai via, Leviatano. Dovremmo poter trovare le loro uova all'interno del gioco. Però sono una specie abbastanza difficile da trovare. Mentre invece sul sottonautica di base erano praticamente dovunque. Che faticaccia. Base, dolce base, sei una gioia per i miei occhi stanchi. Allora, vediamo di ormeggiare ovviamente il nostro veicolo all'interno per... Aia! Sì signora, è tempo di entrare, mangia. E prima bevi e poi mangia. E che stracciapalle però che è lei, eh. Ottimo, così intanto si ricaricano le batterie e io posso vedere di... Qui, tutto bene? Sì, perché abbiamo un sacco di energia a gioco. Non sta a farmi prendere sti spaventi. Allora, vediamo un po'. Sì, che bello! Abbiamo le... C'è qual quadra che non cosa qui? C'è affitta di nulla. Dicevo, abbiamo le meduse con gli occhi all'interno del nostro acquario. Ma che sta accadendo? Gioco? Ok, stavo dando un'occhiata e mi sono accorto che anche in questo acquario abbiamo una scimmia marina. Sapete molto bene che fine farà, ragazzi, non è colpa mia. Purtroppo gli spazi nell'acquario sono limitati e... No, rilascialo! Grazie, molto gentile da parte tua. Scimmiuccia marina, yuhu! Vieni qua, piccola stellina. Anche a te faccio fare un bel giretto sulle giostre di sottonautica. Ah, a posto, anche perché stiamo consumando veramente un bel po' di corrente elettrica. Ok, figlioli, siamo ben organizzati. Allora, aspettiamo che si schiudano le uova della balena. E poi riprendiamo la nostra esplorazione. Aspetta, fatemi mangiare perché sennò la signorina mi rompe le balle. Anzi, fatemi controllare il frigorifero se ha funzionato. Vedete? Il cibo non è marcito! Yay! Ok, il frigorifero funziona. E per una buona volta non è una stracocchio di menzogna. Dicevo, fatemi nutrire. Per benino, ciccio, alterniamo un po'. Grazie signorina, dicevo, alterniamo un po' l'alimentazione. Ecco qua, siamo belli carichi. Quante macedonie abbiamo? Ne abbiamo due per dovere di cronaca, quindi più che sufficienti per esplorare il bioma quello ghiacciato. Non ci servono altre risorse. Mi porto via giusto un paio di bottiglie d'acqua, metti il caso che. E appena possibile recupero il resto dei medikit, perché laggiù ci faranno il culo a strisce, questo ve lo garantisco. Ed è meglio essere adeguatamente organizzati e preparati. Aspetta, ma avevo ancora degli elementi estetici da appendere nel gioco. Vediamo un po'. Oddio, mi ero dimenticato di questi quadri. Li abbiamo recuperati ancora all'inizio. Oddio, non c'è molto spazio. Senti, sgnaccalo qua in mezzo per adesso. Wow, un batterio. Ok, abbiamo... Direi sufficientemente arredato la base. Ok, proviamo a dormire così il tempo avanza più velocemente e quelle uova magari si schiudono. Ottimo, è l'alba di un nuovo giorno e... Ah già, aspetta! Quei cosi sono cresciuti ancora nel frattempo! No! Ma perché mi devi fare queste cose, gioco? No, no, e poi no. No, non si sono schiuse, che peccato. Ma no, sono pirla io! Eccole qua, sono solo piccoline perché stanno crescendo. Ciao piccola balena, un giorno diventerai uber grande. Oddio, si muovono in maniera imbarazzante. Non muovono neanche le pinne. C'hanno un attimino le animazioni buggate, ma gli vogliamo bene comunque. Ok, per adesso, come dicevo, abbandoniamo la base e ritorniamo nella zona molto ma molto sotto zero. Diciamo che il modulo del teletrasporto mi farebbe comodo per dover di cronaca. Senti, agganciamo tutto e tutti e chi si è visto si è visto. Se dobbiamo fare la minchiata la facciamo per benino. E quando ci troviamo in mezzo al freddo e al gelo sarà un casino poi ritornare indietro. Pertanto vai a ga... Oh mio Dio, li ho agganciati per davvero.
Dicevo, potersi riteletrasportare indietro mi farà risparmiare letteralmente 20 minuti di porchi fra i ghiacci di Sottonatica. Salve, sono il telone del giorno dopo. No, per una buona volta non sono qui per concludere il video, ma in realtà sono qua per completarlo, perché ieri sera ho dovuto fare altro e quindi non sono riuscito a completare in tempo la registrazione. Allora, mi sono tenuto il meglio, o il peggio che dir si voglia, proprio per il finale dell'episodio. Dovremmo essere quasi arrivati, vedo la Jean-Pierre Carla sul nostro radar. Ciao ragazzi. Perché non andate a morire male ammazzati da qualche altra parte, quando avete un secondo, senza fretta? Vi odio tanterrimo, zio quanto è lento sto coso. Per mia fortuna è appena sorto il sole, devo solo sperare che là sopra non ci sia un tempaccio brutto brutto brutto, né. Allora, fatemi solo recuperare un po' di titanio. Ecco qua. Oh, aspetta un secondo. Cosa mi serviva per craftare, in caso di necessità, l'overpad per la Snowfox? Ah, della caveteria. Il che vuol dire che... aspetta, dimmi che ho dell'argento. Io ho dell'argento, io ho sempre dell'argento. Ah no, ho direttamente della caveteria avanzata. No, guardi, mi bastava della caveteria standard. Signore, non mi faccia perdere tempo. Così, all'occorrenza, possiamo riparare la nostra moto in caso avesse subito troppi danni. Ok, il nostro veicolo dovrebbe essere relativamente al sicuro. Oh, bioma ghiacciato, mi eri giusto un cicinino mancato, ma neanche troppo. Iniziamo quindi l'esplorazione di una delle zone più pericolose di tutto lo stracocchio di gioco, sperando ovviamente di trovare un po' di peperoncino febbricitante lungo la strada. Ok, la moto è ancora qua. È già una magra consolazione. Ciao Jean-Pierre Carla. Allora, la zona è gigantesca, per dover di cronaca, quindi mi perderò una marea di volte. Dove andiamo di bello? Direi che... mi hai fatto cagare in mano, Alan? Nord-est, ok. Ah, guarda, me le ricordo anch'io purtroppo. Eccoli! Sento dei suoni decisamente molto poco piacevoli. Finché siamo all'interno delle grotte, siamo virtualmente al sicuro, ma nell'esatto momento in cui metteremo il nostro nasino là fuori, invece, ogni sicurezza scomparirà. Oddio, non si vede nulla. Buongiorno! Salve! C'è nessuno. Lunino, salva la partita. Cerchiamo di non schiattarci, fratello, ci sofferenze. Oddio. Vabbè, la nebbia di Silent Hill te la potevi anche risparmiare. Non vedo niente. Non so nemmeno io dove cocchio sto andando. E ricordo che c'era un bel sistema di grotte da queste parti. Se riesco a rientrarci, siamo sopra un lago ghiacciato, mi sentirò molto ma molto più al sicuro. Piccolo cieco, dannazione. Mi sembra strano che ancora non siano arrivati a farmi bubussette, te. Oh, no, 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 no. Ok, ok. Come la risolviamo questa? Io ricarico il salvataggio se quel tizio viene fuori di nuovo. Ho capito, sì, bella animazione. Aspetta, fammi capire bene. Ogni volta che io passo in questa zona, lui rifarà la stessa animazione, vediamo un po'. No, ok. Era una teoria che volevo verificare, grazie signore. Ok, proviamo a rifugiarci là sopra. Forse saremo più difficili da raggiungere. Aspettate che non è facilissimo sterzare con questo veicolo. Oh, aspetta che c'è del peperoncino febbricitante. Oh no, 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 poi raggiungiamo qua. Oh, salve signore. Ah, mi può raggiungere qua. Dov'è la moto? Aspetta, ci sono rimasto malissimo. Ci sono rimasto malissimo, aspetta. Ok, ci sono delle grotte. Mi rifugio nelle grotte e non esco più. Minchia, mi sono stra super cagato. Raccogli la moto. Aiuto, cosa ho trovato? Oh, ma buongiornissimo. Non mi aspettavo di trovare una zona degli architetti, ma vabbè, dettagli. Allora, aspettate che mi nutro un cicinino. E vediamo di fare una bella scansione a questo artefatto. È una serra? Beh, davvero? Ok, la struttura è gigantesca. Va che agli architetti il verde piaceva veramente un sacco, a ulteriore conferma che tutte le loro strutture erano alimentate a ioni. Abbiamo raggiunto una serra incredibile. Rame e argento in caso di necessità. Ok, il sistema di grotte è gigantesco. Minerale di rame. Il problema è che per sopravvivere qua fuori ho bisogno del Tamper, progetto che avrei dovuto sbloccare, ma non l'ho ancora trovato. Allora aspetta che continuo a stare nelle zone un po' più altine, anche se abbiamo scoperto che non sono poi così tanto sicure. Ma in questa zona il bastardone dovrebbe fare molta ma molta più difficoltà a raggiungermi e a trovarmi. Ok, un'altra grotta anche qui. Continuiamo, come ho detto, a passare da una grotta all'altra. Oh, zio Billy. E che di sto passo mi perderò ma proprio una cifra.
Forse è la stessa grotta di prima, eh. Ah, mi prendi per il culo. Ho fatto il giro su me stesso per davvero. Come fa... Ogni volta riesco a perdermi in questo modo, è assurdo. Ok, sono ritornato sui miei passi. Spegni la torcina, evitiamo di sprecare corrente. Ogni tanto entro nelle grotte anche per riscaldarmi un cicinino. Dovrei tirar fuori la Snow Fox. Ma ho paura che faccia decisamente troppo rumore. Dove buia siamo finiti? Aspetta un attimo, quella è una struttura dell'Alterra? Vediamo un po', buongiorno. È un sito di scavo. Ah, c'è qualcosa che mi blocca? Cos'è che mi blocca? Ehi, è un gioco! Sì, è un bel sito di scavo pieno zeppo di diamanti. Fossimo ancora sulla terra, sarei un ometto, anzi una donnina molto ricca. Sì, abbiamo trovato il percussore. Oh, meno male, meno male. Era esattamente ciò che mi serviva per riuscire a sopravvivere qua fuori. Gioco, se mi dai anche un po' di scorte, non è che mi lamento. Oh, un bel pronto soccorso che ci servirà assolutamente. Grazie, signorina. Aspetti che mi scaldo anche un cicinino. Olle. Allora, cosa mi serve per craftare il caro buon vecchio percussore? Batteria, titanio e magnetite. Porca miseria. Ok, le batterie le posso rimuovere casomai dalla nostra attrezzatura in caso di necessità. La rottura di balle maggiore è che mi serve una stazioncina per il crafting. Ergo, vuol dire che devo craftare una base di fortuna. Altrimenti siamo belli che fregati. Wow, avessi la muta prone, mi sarei divertito a sventrare completamente questa vena di diamanti. Meravigliosa, signori, meravigliosa. Per mia fortuna non sono poi così tanto lontano dalla base che abbiamo craftato qua nel bioma artico, chiamiamolo così per adesso. Vedete Fire Robotics in quella direzione. Gian Pierugo è letteralmente dietro l'angolo. Quindi se riprendo la moto dovrei poter tornare indietro nel giro di pochissimo. E c'è comunque del titanio in giro in caso di necessità. Fatemi dare giusto un'occhiata veloce veloce però. Ho la vaga impressione che se continuo a camminare senza la moto siamo di nuovo qua del lago ghiacciato. Ma è la stessa zona? Ah, ma è la stessa zona di prima, ok. Ho capito che strada ho fatto. Ho sentito la creatura, non è poi così tanto distante. Più che altro il problema è che io sto per morire molto ma molto surgelato. Ah, grotticina, grotticina, aiutami tu. Dove? Porca la miseria, era proprio qua fuori. Sono rientrato giusto in tempo. Ok, io dovrei anche concludere l'episodio, gioco, appena hai un attimo. Aspetta che ci sono delle scale. E dove l'Alterra ha lasciato scale, di solito ci sono scorte che il telone può palpeggiare senza il benché minimo rispetto. Facciamo che mi rifugio qua dentro. Ah, meno male, meno male. E terminiamo qua. Figlioli! Uff, che punta tozza, è successo letteralmente. Ok, buon salve. Ho trovato una struttura degli alieni. Oh, ho trovato un portale degli alieni. Questa non me l'aspettavo. Buon salvino. Oh no, non ho con me cubi di ioni. Aspetta, sì, l'ho trovato prima, è vero, me ne sono dimenticato. Che buccio di chiurlo incredibile. Oh wow. Credo di sapere dove ci conduca. Molto probabilmente ci riporterà. Signore, sia buono, al laboratorio fai quello di ricerca. Vi ricordate che c'era un portale d'arrivo? Che ovviamente non potevamo attivare perché è unidirezionale. Oh wow, c'è un sacco di roba. Wow, oh aspetta, ho attivato un ascensore. Non so come ho fatto, buon salvino. Figlioli, io direi che comunque sì, per questo episodio ci possiamo davvero fermare qua. Dove sto andando? Non lo so. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Oh, genuinamente un po' di paura. Oh wow, c'è una zona con dell'acqua, a quanto pare. Lasciate un bel mi piace, altrimenti venite sbranati da quelle simpatiche creature dei ghiacci. C'è un po' di ansia, non si nota dal tono della voce. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!